Il generatore di schede è un programma che permette di creare al volo un numero praticamente infinito di schede con attività didattiche personalizzabili. Attualmente ci sono circa 30 tipi di attività che possono essere create attraverso il generatore di schede. Vediamo ad esempio la prima, che è molto semplice, un barrage di immagini, quindi abbiamo al centro un'immagine da trovare. E sotto tutta un'intera pagina di immagini più o meno simili. Il funzionamento di tutte le attività che andremo a creare è sempre lo stesso. Aprendo il sito web da Chrome o da Firefox, insomma da qualunque browser che non sia Edge, è possibile vedere sulla sinistra le impostazioni da modificare e a destra il risultato. Quindi, modificando ad esempio il numero di righe e colonne, vedrete che la pagina diventerà più affollata. Si può mettere il numero minimo di target, quindi di immagini da trovare, il numero massimo, e poi si può scegliere se avere immagini visivamente simili oppure abbastanza diverse, come in questo caso. E si possono fare anche dei barrage personalizzati con frecce singole, frecce doppie, un po' più difficile, e anche con immagini ruotate. Per salvare la scheda creata, basta cliccare su Crea scheda in PDF e avremo la scheda già pronta per essere stampata. O potremo stamparla direttamente da qui. Il barrage di lettere è molto simile, con la differenza che potete scegliere la lettera target e mettere anche il maiuscolo. Il barrage di sillabe è molto simile, ma stavolta potete mettere ad esempio una sillaba come re e impostare come distrattori tutte le sillabe consonanti vocali. Anche in questo caso possiamo impostare il numero di righe e colonne per avere una pagina più affollata e possiamo avere il maiuscolo. Il barrage con condizioni è un concetto un po' più avanzato. Si tratta di trovare un numero, in questo caso nell'esempio vedete il 12, soltanto se la somma dei due numeri precedenti, scusate, il numero 8, soltanto se la somma dei due numeri precedenti è maggiore o uguale a 12. Ad esempio, io qui ho un 8, ma i due numeri precedenti sono 5 e 3, quindi non va bene. In questo caso invece abbiamo un 8 e i due numeri precedenti sono 6 e 9, la cui somma fa 15, quindi questo 8 può essere barrato, quindi è un barrage leggermente più complicato. Le matrici da riprodurre, abbiamo creato un software specifico sulle matrici, ma può essere utile anche farlo su carta. Quindi abbiamo un'immagine da mostrare per alcuni secondi e poi uno spazio sottostante in cui replicare l'immagine. Potete scegliere tra scacchi, carte da gioco, bandiere e altre immagini e vedete che cambiando il numero di stimoli e la dimensione della matrice potete ottenere un numero praticamente infinito di pagine. Ordina le sillabe, c'è una immagine e le sillabe in disordine. Potete scegliere immagini più o meno realistiche, quindi disegni oppure immagini un po' più realistiche, il numero di sillabe delle immagini, se agevolare il compito inserendo già la sillaba iniziale e come sempre se usare il maiuscolo. Ordina le sillabe è praticamente la stessa cosa, ma senza le immagini. Mentre cerca la sillaba è un compito leggermente diverso perché, anzi molto diverso, perché qui potete mettere la sillaba da trovare, in questo caso pre, e poi verranno create il 50% di parole comprendenti la sillaba. E il 50% di parole senza sillaba. Lo scopo è quello ovviamente di individuare, in questo caso precauzione, espressione
eccetera. La posizione della sillaba può essere quella iniziale, vedete, presentare, precisione, eccetera, oppure qualsiasi. È possibile anche fare una ricerca di sillaba in una sequenza di lettere, quindi stavolta magari voglio trovare la sillaba T, ma all'interno di, ad esempio, stringhe di 5 lettere, magari maiuscole e minuscole. E quindi devo stampare e trovare la sillaba T in tutta questa pagina. Scrivi le parole, è soprattutto pensato per chi fa fatica a volte a ricordare tutte le lettere che compongono una parola, e quindi si utilizzano le caselle che aiutano a ricordare il numero di lettere da inserire. E si possono mettere delle lettere di aiuto in modo da agevolare, scusate, il compito di scrittura. È possibile anche inserire le proprie liste di parole separate da virgola. Scrivi le parole con immagini, molto simile, mentre andiamo a unisci le parole con le immagini. Questo è un compito più, diciamo, di lessico, dove appunto abbiamo delle immagini sulla destra e delle parole sulla sinistra, e possiamo appunto unire le parole alle immagini, possiamo scegliere il numero di sillabe delle parole e così via. Unisci i contrari, è puramente lessicale semantico, ho dei contrari sulla sinistra, delle parole sulla destra, e devo unirle. Posso anche mostrare la prima coppia per agevolare il compito, in questo caso vicino o lontano, e poi impostare il numero di coppie per ogni pagina. Il crucipuzzle, possiamo scrivere delle parole e lui creerà il puzzle, il crucipuzzle, in cui dovremo andare a cercare o in orizzontale o in verticale queste parole, impostando il numero di righe, colonne e parole da cercare. Completamento di doppie, inseriamo una lettera, in questo caso la M, e lui ci creerà delle parole, alcune con la doppia, alcune senza, ad esempio incantesimo, animo, senza doppia, e poi commercio con due doppie, quindi lo scopo è capire se ci va la doppia oppure no. La decisione ortografica comprende delle colonne di parole, un solo lato è corretto e noi dovremmo colorare il lato corretto, quindi la freccia che va dal lato corretto. Possiamo scegliere qualunque posizione di lettera, ad esempio con la M o con la N, e vedete che lui ci creerà geometra o geometra, aumentare, aumentare e così via. La decisione ortografica con i gruppi ortografici è la stessa cosa, se non che possiamo scegliere delle opposizioni che in italiano possono essere un po' più complesse, come ad esempio c'è chi, e lui automaticamente creerà delle coppie di parole, ad esempio cesa o chiesa, tra le quali dovremo scegliere. È possibile mostrare o nascondere un supporto visivo, in questo caso vedete che per la C c'è il cioccolato, per chi ci sono le chiavi. Inserisci l'articolo, dobbiamo inserire l'articolo corretto, possiamo scegliere fra determinativi e indeterminativi e poi un con l'apostrofo o senza. Ci sono poi tre attività un po' più alte, quindi completamento di frasi, la E con l'accento, la E senza accento, A con l'H, A senza H, il C, quindi per ogni pagina, vedete, potete creare un numero di frasi che volete, ad esempio con 7 frasi, e bisogna completare con C o con C in questo caso. Categorizza è un compito più di linguaggio che di lettoscrittura. Ci sono delle immagini e dovete cerchiarle in base alla categoria, ad esempio parti del corpo, i baffi, la faccia, gli occhi. Con altro colore andremo a cerchiare il coccodrillo, lo squalo, il dinosauro. E infine cose che si indossano,
occhiali, calzini e pattini. La categorizzazione può essere anche per sillabe, quindi ad esempio parole con 2, 3, 4 sillabe. La delfino sono 3 sillabe, pattini sono 3 sillabe, birillo sono 3 sillabe e poi ce ne sono alcune da 2, ad esempio dito in questo caso oppure la busta o la foca. La tombola viene creata stampando delle pagine uguali, quindi si stampano due pagine uguali come questa, una si ritaglia e si fanno le tesserine della tombola, l'altra si divide, ad esempio, vediamo un po', faccio una tombola di immagini realistiche, ok, la stampo, quindi stampo la prima pagina, la parte di sopra la ritaglio, la parte di sotto la metto come cartella, ne vado a stampare un'altra e faccio la stessa cosa. Dopodiché, ovviamente, vado a mettere insieme tutte le tesserine, le mescolo, poi le giro e quando esce l'immagine che io ho nella mia casella la vado a barrare come nella classica tombola. C'è anche la possibilità di inserire le parole sotto l'immagine e di mettere il maiuscolo e di cambiare le dimensioni della cartella e il numero di sillabe. Ci sono infine dei giochi sulla matematica, queste sono le tavole pitagoriche da completare. In questo caso con il per, ma si può fare anche con il più, si può scegliere la quantità di numeri mancanti per renderla più difficile. Il numero di righe e colonne. Numeri in parole, quindi lavoro di transcodifica, numeri fino a 100, devo scrivere i numeri in lettere oppure devo scrivere le parole in numeri. Associo a numeri e quantità, devo unire il 12 con l'immagine corrispondente, in questo caso questa, 13 ai 13 palline e così via. Si può fare un'attività di unione tra immagini e parole o anche quello che vogliamo raggiungere, la conversione tra le cifre e le parole. Poi c'è anche associazione di numeri e quantità, che appunto, come abbiamo visto, e le frazioni, che sono uno degli scogli più grandi. Quindi vedete, abbiamo un cerchio con le frazioni e dall'altro lato la frazione scritta con numeratore e denominatore da unire. Possiamo fare da immagini a cifre, da immagini a parole. E anche in questo caso l'obiettivo finale ovviamente è quello di unire i 5 decimi e i 5 decimi, 3 ottavi e 3 ottavi e così via.